Wir sind in einem Hygieneberuf tätig, daher trennen wir das Privat. Noi ci occupiamo di igiene. Per questo separiamo la vita privata da quella professionale. Infatti, nello spogliatoio, le collaboratrici si cambiano gli abiti, si legano i capelli, si tolgono la maggior parte del make-up dal viso per evitare che toccandosi la faccia si vada a macchiare poi la biancheria da bagno e da letto. Ripongono i gioielli per eliminare il rischio di lesioni, utilizzano profumi e deodoranti solo il minimo indispensabile ed indossano scarpe chiuse per scongiurare la possibilità di ferirsi. Buongiorno a tutte. Come state? Tutto bene? Bene, anche oggi ci aspetta una giornata intensa. Anita, oggi fino alle 9 lei starà nella hall dell'albergo e si occuperà di tutto secondo la checklist. Dopo le 9, per cortesia, si rechi da Rosy al primo piano. Rosy oggi dovrà occuparsi di 4 camere che si sono liberate e di 6 ancora occupate. La prego di aiutarla finché avrete finito tutto. Oggi pomeriggio tornate qui in lavanderia. Bene. Lei, Rosy, finisca di sistemare gli accappatoi e gli asciugamani. Dopodiché potrà cominciare a riordinare e pulire nelle camere. Grazie. Marina, lei oggi si occuperà dell'importante arrivo dei nostri clienti abituali, la famiglia Huber, per il loro anniversario di matrimonio. Camera 203, mi raccomando, si occupi di tutto secondo la checklist. Questo è tutto. Ci ritroveremo qui, oggi pomeriggio, alle ore 16. Spiega la seconda parte, poi mano in mezzo, si tira bene, colpo secco, è a posto. Allora, cintura dietro la testa, prendiamo l'accappatoio, appoggiamo sul tavolo, bene, stira con le mani, in testa, punta. Per quanto riguarda gli accappatoi, innanzitutto controlliamo sempre attentamente che non ci siano strappi in prossimità dei passanti, poiché questo accade spesso. Inoltre, per sistemare ordinatamente un accappatoio, è molto importante tirarlo bene, in modo che appaia veramente bello e morbido. Sempre vicino, una mano qui, qui. Sì, prendiamo la cintura, spiega nel mezzo, nel centro, si mette nel centro, si gira, si tira e poi si blocca sotto. Noi abbiamo la possibilità di lavare la biancheria in casa e anche di poterci affidare ad una ditta di professionisti esterni. La decisione di operare in un modo o nell'altro è a discrezione dell'imprenditore, in base ad una sua decisione personale o in base alla disponibilità di macchine in lavanderia. Dunque, qui abbiamo il nostro carrello per le camere e qui invece quello per le pulizie. Ovviamente è ideale poter avere due carrelli ben differenziati. Un buon consiglio per gli imprenditori alberghieri, prima di acquistare i carrelli, assicurarsi che riescano ad entrare nell'ascensore. Questa è veramente la soluzione ideale, perché qui abbiamo la biancheria pulita e qui tutte le scorte per i clienti che andremo a mettere nelle camere. Qui invece abbiamo i panni e i detersivi che sono davvero ben suddivisi. Abbiamo ad esempio anche un cuneo in legno, che ha un ruolo molto importante perché è da utilizzare per le porte delle camere degli ospiti, le quali non devono mai rimanere completamente aperte, ma solo un pochino, per essere più discreti. Qui possiamo trovare i fazzolettini, le lampadine, i sacchetti per i rifiuti,
e la cartella clienti che forniamo. È anche molto bello far trovare un cesto di frutta ai clienti al momento dell'arrivo, mettendo a disposizione anche coltelli, piatti e tovaglioli. Qui dentro invece mettiamo la biancheria sporca. Questa è la borsa che contiene i rotoli di carta igienica. In questo modo la donna delle pulizie ha tutto a portata di mano. Vediamo ora il carrello per le pulizie, che abbiamo organizzato in modo ideale, separando tutto in modo ottimale. Sarebbe ideale mettere a disposizione del personale anche una scala per aumentare la sicurezza sul lavoro. Qui abbiamo i guanti monouso per la pulizia del WC, i mops per i pavimenti, e qui, cosa davvero esemplare anche per ottenere un'ottimale pulizia a livello professionale, i panni rossi esclusivamente per la zona del WC e del bidet. I panni e le spugne gialle esclusivamente per gli specchi e i lavandini. E quelli blu per la zona camera da letto e per spolverare. Qui abbiamo i mezzi per la pulizia della doccia e delle pareti. E anche ciò che occorre per la pulizia della camera. E qui, naturalmente, è molto importante, quando laviamo i pavimenti, far sapere ai nostri clienti che esiste il rischio di scivolare. Nelle camere creiamo un'atmosfera di benessere per l'ospite, che per me è il biglietto da visita dell'albergo. Prima di entrare in una stanza, si bussa e ci si annuncia. Housekeeping team! Nel caso ci fosse ancora un ospite nella stanza. Dopodiché si entra e si attraversa la camera buttando uno sguardo in giro per assicurarsi che non ci sia nulla di dimenticato oppure qualcosa di danneggiato. Per andare poi sul balcone o sulla terrazza, tirando le tende ed aprendo la porta finestra per far entrare aria fresca. Molto importante è non correre per niente. Meglio si organizza il lavoro, meglio è e meglio lo si fa. È proprio il caso di seguire il principio mai correre a vuoto. A seguire disfiamo i letti. Più i letti possono arieggiarsi con aria pulita e prendere luce del sole, più scongiuriamo il rischio di avere acari e simili nei letti. Questo significa che disfiamo i letti in modo da far prendere abbastanza ossigeno alla biancheria. Mentre la biancheria da letto prende aria, andiamo avanti cronologicamente, pulendo le finestre e spolverando. Lavoriamo con il nostro panno blu soltanto inumidito con acqua, non di più. E poi passiamo a spolverare le lampade anche all'interno, perché spesso la polvere si deposita sulle lampadine. È logico che mentre spolvero le lampade faccio anche il controllo delle luci, in modo da risparmiarmi un altro spostamento e fare due lavori insieme, spolverare e fare il controllo luci. Dopodiché passiamo a rifare il letto. Quando si fa il letto è basilare stare attenti a cambiare anche il mollettone. Un'altra cosa molto importante nel rifacimento dei letti è mantenere una postura corretta. L'ultimo punto fondamentale
è osservare sempre molto attentamente che nel letto non siano rimasti capelli o batuffoli di polvere. Il letto è il punto centrale, perché quando il cliente entra in camera, dopo il panorama, il suo sguardo si rivolge di norma al letto. Ed è per questo che è così importante. Quando puliamo il WC, è importante fare attenzione a procedere nella giusta successione delle attività, in modo da evitare la diffusione di germi. Anche per questo motivo utilizziamo il panno rosso. Rosso significa sempre pericolo. Dunque, quando entriamo, abbiamo il secchio e due panni rossi. Andiamo al WC, alziamo la tavoletta, spruzziamo dappertutto, compreso lo spazzolone, e poi lasciamo schiumare bene l'acqua in modo che il detersivo possa agire correttamente. Intanto ci dedichiamo ad altri oggetti, inumidendo il panno rosso, come il portasciugamani o il portarotoli. Puliamo tutto ciò che c'è intorno al WC. E poi mettiamo via il panno. Ora prendiamo un nuovo panno rosso, che può sembrare esagerato, ma ha un senso, visto che lo utilizziamo solamente per il WC e nient'altro. È importante assicurarsi che i dipendenti lavorino in posizione raccolta, chinandosi correttamente nel loro interesse, in modo da proteggere la loro spina dorsale. Spruzziamo il panno. Nella prima fase andiamo dall'alto verso il basso e poi dall'esterno verso l'interno. Giriamo il panno e ripetiamo la fase per eliminare tutti i residui di detersivo. Infine, prendiamo l'acqua sporca e la gettiamo nel WC, in modo da lasciare davvero tutto nel gabinetto. Prendiamo entrambi i panni, i guanti usa e getta che abbiamo utilizzato, e portiamo tutto in lavanderia. Non li utilizzeremo per un'altra camera. Non riutilizziamo nulla di ciò che è stato usato per pulire il WC, né per pulire i lavandini, né per la doccia e nemmeno per la vasca da bagno. Thank you.
Per quanto riguarda la stanza da bagno, l'ospite non ci concede nessun errore. Se ad esempio si trovano capelli dell'ospite precedente, l'atmosfera di benessere viene fortemente compromessa. Per questo la stanza da bagno è un luogo dove bisogna fare molta attenzione. Quando puliamo questa stanza, iniziamo dalla doccia. Abbiamo sempre i nostri detergenti per sanitari ed utilizziamo i panni gialli. Quando abbiamo pulito la doccia, così come lo abbiamo visto fare, passiamo ai lavandini. In questo caso è molto importante il deflusso dell'acqua. Quindi togliamo il tappo e puliamo bene lo scarico da eventuali capelli. Il metodo è questo. Innanzitutto facciamo scorrere l'acqua mentre spruzziamo bene il detergente. Poi lavoriamo dall'alto verso il basso e poi dal basso verso l'alto. La parte interna è sempre l'ultima. Puliamo anche i rubinetti. Ma per ultimo si tiene sempre l'interno del lavandino. Non sempre servono tutti questi detersivi. Per lo specchio, ad esempio, è sufficiente schizzarlo con acqua e pulirlo poi con il nostro panno giallo. Sistemiamo poi tutto in base alla nostra checklist. Infine, come ultimo passaggio, puliamo il pavimento. Per controllo materiali si intende il rifornimento dei materiali in dotazione secondo la checklist del nostro albergo. Abbiamo la frutta di benvenuto, per la quale è molto carino fornire anche un piatto, delle salviette e delle posate. Oppure abbiamo una candela con dei cerini per l'accensione o la mappa per gli ospiti. Questo è ciò che si intende per controllo dei materiali secondo la nostra checklist. Per concludere, chiudiamo la finestra e sistemiamo bene le tende. Aspiriamo sempre dal fondo della camera verso di noi. Per finire, se abbiamo un pavimento in legno, lo passiamo con un mop inumidito. Quando si passa l'aspirapolvere bisogna fare attenzione a ricordarsi di passare bene anche sotto ai letti. Questa è un'altra cosa molto importante. La checklist ha molto senso soprattutto per il lavoro di routine ai piani, perché si può ricontrollare tutto secondo l'elenco. Serve per non dimenticare nulla e controllare tutto. In particolar modo, quando si fa un lavoro di routine, può capitare facilmente di dimenticare qualcosa. Quando tutto è a posto, si chiama la reception per informare che la stanza è pronta.
me piace fare questo lavoro, a parte che sono già caratterialmente una po' precisina, e poi perché mi piace soddisfare, mi piace essere gratificata dal cliente e mi ha dato tante soddisfazioni. Infatti io dico sempre che fare la cameriera non è facile e deve piacere, come tutti i lavori che devono piacere. E anche questo, nonostante sia un lavoro umile, perché insomma devi rifare una camera, però ti deve piacere, se no non puoi farlo bene.